nella provincia di Matera. Mi hanno detto che ci sono 400 meravigliosi abitanti, quindi ho preso le notizie giuste, sindaco. Ho conosciuto già quasi tutti e siete tutti molto simpatici, accoglienti. Ho anche gustato dell'ottimo cibo, quindi devo dire che a Cirigliano si sta davvero bene. Ma soprattutto a Cirigliano si fa anche tanta cultura, a Cirigliano c'è tanta attenzione alla gente, c'è attenzione a quello che accade e a quelle che sono le eccellenze della nostra meravigliosa terra, della nostra grande Lucania, eccellenze che hanno portato lontano il nome della nostra terra, l'hanno fatto con grande sacrificio, studio, passione e talento. E Cirigliano, il premio Torre d'Argento, vuole appunto celebrare queste personalità, questi artisti, questi professionisti che hanno portato lontano, che fanno grande il nome della nostra terra e che hanno dimostrato con il loro lavoro di poter fare tanto. E allora diamo ufficialmente inizio alla 30ª edizione del premio Torre d'Argento. Facciamoci uno splendido applauso. Io salgo su questo bellissimo palcoscenico. Abbiamo iniziato con una bellissima discesa degli ospiti e dei premiati di questa sera, anche chi ha lavorato tanto per la realizzazione di questo premio, di questa ulteriore edizione. Dicevo 30 edizioni e non sono poche, un premio longevo e un paese così piccolo, una bomboniera che negli anni ha saputo mantenere questo premio, credo che davvero sia da lodare. Vorrei intanto ringraziare chi ha reso possibile questa serata e salutare il presidente del premio Antonio Garrambone, a cui facciamo un grande applauso, che io ho conosciuto già qualche mese fa telefonicamente, che mi ha parlato con grande entusiasmo di questo premio, il sindaco di Cirigliano Franco Galluzzi, gli onorevoli, i senatori, le autorità civili, religiose e militari che sono presenti, Rocco Franciosa, presidente dell'UMPLI di Basilicata, e tutti i nostri ospiti a cui questa sera daremo appunto quello che è il nostro omaggio, che questa sera celebreremo. Avete già visto, già sapete chi ci sarà, ma noi facciamo un po' come lasciamo un po' di suspense da palcoscenico e daremo a loro poi il giusto merito e il giusto tempo. Vorrei ringraziare anche a nome dell'organizzazione tutti gli enti e gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione dell'evento, in particolare la PT di Basilicata, il Consiglio regionale di Basilicata, il Comune di Cirigliano, la Comunità europea, la BCC Basilicata e tutti coloro che anche con un piccolo contributo hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione. E ora iniziamo subito, dopo i doverosi saluti e ringraziamenti, anche se ce ne sono da fare ancora tanti altri, iniziare da voi, dal pubblico, dalla gente che segue questo premio da tanti anni e che raggiunge, prima sentivo il presidente che diceva tanti artisti, tanti professionisti, ospiti ci hanno onorato raggiungendo Cirigliano, questo paesino quasi sconosciuto, raggiungendolo in questi anni, e penso che però sia un onore per chi viene qui partecipare a questo premio, un premio talmente importante da avere una storia lunga 30 anni. Ora io chiederei alla regia di far partire un primo contributo video sulla storia di Cirigliano, così abbiamo uno spaccato di questo meraviglioso luogo. Ogni anno, quando io torno a Cirigliano, appena uscio da sopra Montichiede, mi pare come a stella renatore, che l'umanità ha l'aura e la umore. E mano capo mi avvicina, mi scordo di lui che tenei, e così mi si chiude in canna, pensando che non c'è mai che raccettinante. La prima gente che ha poco raccettinante,
mi dice, Tony, vieni da te, che te lo sei giunto lontano a fare che, mentre noi stiamo qui a vecchia. Io le rispondo, non ne posso far bene, vieni da voi che non vieni da me. Io qui sono venuto e voglio rimanere, senza l'altro bagno c'è a morire. Voi mi dite che qui tipo non passa, che senza sotto non si canta messa. È vero, non ne pecca su aragna, ma ti scurta la famiglia e le compagne. E quando da stagione ci muore, e insieme a loro una settimana dopo due, noi ricordiamo le quali erano gli gini, e ci macchiare contro il tuo fuscino. Se voi volete bene a Cerichiera, ora qui io che sono poi sereno, non c'è bisogno di venire lontano. Tornate bene a cuore, a fate che.
Che spettacolo, una meraviglia assoluta, un luogo meraviglioso.